I Rem sono una tra le band più influenti nella storia del rock. Si formano nell'80 ad Athens, in Georgia, Stati Uniti, quando il cantante Michael Stipe e il chitarrista Peter Buck scoprono di avere interessi musicali comuni e decidono di mettere in piedi una band. Fanno parte di quella categoria di artisti indipendenti che hanno rifiutato, almeno inizialmente, la corte delle major discografiche e che quando hanno accettato il compromesso contrattuale hanno saputo mantenere inalterata la propria personalità e la coerenza artistica. È la band che più di tutte ha contribuito a definire le caratteristiche del rock alternativo che negli anni 80 ha riportato la chitarra al suo ruolo particolare nella band. Inizialmente i testi di Stipe erano particolarmente criptici e la sonorità della band ricordava un mondo più folk, country. L'unione di questi elementi alla particolare vocalità di Stipe plasmò il caratteristico sound della band che si sarebbe sviluppato e contaminato ma non avrebbe mai avuto particolari deviazioni. A seguito di Chronic Town, il loro primo EP dell'83, pubblicarono il secondo album, Marmor, un disco particolare nel quale non compare nessun assolo di chitarra né si fa alcun uso di sintetizzatori, una scelta voluta dalla band per donare al disco un sound omogeneo e senza tempo. La critica musicale lo considerò uno dei dischi più apprezzati fino a quel momento della storia del rock e ottenne il riconoscimento di miglior album dell'anno dalla rivista Rolling Stone. La band continuò il proprio percorso artistico in modo coerente, sperimentando nuove soluzioni musicali, fino a quando nell'88 firmò il contratto che determinò la svolta, quello con la Warner Bros. E nel 91 uscì l'album Out of Time, che conteneva il loro successo planetario, Losing My Religion. Nel 94 pubblicarono Monster, un disco con un suono molto rock, dedicato all'amico Kurt Cobain dei Nirvana, appena scomparso, e nel 96 rinnovarono il contratto con la Warner per l'enorme cifra di 80 milioni di dollari per la pubblicazione di 5 album senza vincolo di tempo. La band partecipò a molte iniziative benefiche e di solidarietà, si schierò politicamente contro la guerra in Iraq degli anni 90, voluta dal presidente Bush, diede vita a collaborazioni con artisti come Patti Smith. Stipe scrisse due canzoni per il film Vanilla Sky e tra le tante pubblicazioni di raccolte, tour, concerti, cambi di formazione, si avviarono verso il condiviso scioglimento che avvenne il 21 settembre 2011. I Rem hanno prodotto 16 album e in 30 anni di carriera sono diventati una delle band più famose, rispettate ed influenti del mondo.